Giovedì 9 ottobre si sono tenute le elezioni dei delegati sindacali alla Tech4 di Villar Perosa. Sono state le prime elezioni a cui è stata negata la partecipazione a una parte sindacale. Da gennaio di quest'anno, infatti, Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno ratificato il testo unico sulla rappresentanza sindacale e hanno reso pienamente operativi i due accordi del 2011 e del 2013, secondo i quali possono partecipare alle elezioni dei RSU, i rappresentanti sindacali dell'azienda, le sigle firmatarie dell'accordo, solamente CGIL, CISL e UIL quindi, e altri sindacati le cui liste abbiano la firma di almeno il 5% dei lavoratori. Per questo la Tech4 di Villar Perosa, AlpCub, il sindacato dell'associazione lavoratori pinerolesi, che non ha firmato il testo unico sulla rappresentanza, è rimasta esclusa dalle elezioni e ha invitato i colleghi a boicottarle. Giovedì mattina hanno organizzato un banchetto e un presidio davanti alla fabbrica per raccogliere le firme necessarie, almeno il 5% dei lavoratori, quindi circa 25 colleghi, alla presenza di un notaio per poter avere una rappresentanza in azienda. In questo testo unico viene appunto, secondo noi, la limitazione di rappresentanza sindacale ai quali noi non possiamo sottoporci. Non è in disaccordo rispetto a quello che è comunque il nostro sindacato di base. Noi oggi siamo qua per chiedere ai lavoratori e alle lavoratrici di boicottare le elezioni dell'RSU, un vero forte senso politico, e di venire poter firmare da noi per avere un futuro, una rappresentanza sindacale aziendale. Il problema principale è che noi ci troviamo in disaccordo rispetto a quello che è stato firmato nel testo unico, in quanto mette delle limitazioni di poter rappresentare i lavoratori nelle varie realtà lavorative. Non va dimenticato, come quanto appunto in un volantino che noi abbiamo distribuito nei giorni scorsi, che noi, facendo in conformità all'articolo 19 della legge 300 del 20 maggio del 1970 dello Statuto dei Lavoratori, dobbiamo rappresentare e abbiamo la libertà sindacale nell'attività sindacale e la libertà di dignità dei lavoratori per poterli rappresentare. Da registrare qualche momento di tensione quando il capo del personale dell'azienda ha chiamato i carabinieri per far allontanare il presidio dei sindacalisti. Stamattina il segnale è stato chiaro, il capo del personale è uscito provocandoci, chiamando i carabinieri. Quindi noi ci siamo spostati a raccogliere le firme. Perché? Raccogliere le firme perché la legge dice che i lavoratori possono richiedere di avere dei rappresentanti e non solo tramite l'accordo CGIL, CISL e UIL e Confindustria. Quindi noi stiamo seguendo questa strada, che vuol dire che nomineremo le RSA, dopo la raccolta di queste firme, che è un atto simbolico politico. Dopodiché chiederemo all'azienda di riconoscerci, l'azienda sicuramente non ci riconoscerà, andremo dal giudice a dire noi abbiamo i requisiti per essere rappresentativi e vediamo quello che succede. In Valchisone le questioni legate al mondo del lavoro continuano ad essere di estrema attualità. La valle ha subito negli ultimi 3 anni una forte emorragia di posti e resta urgente la definizione di una nuova strategia per il territorio. Andando giù è di questi giorni la crisi anche, per esempio, del Sorriso, la cooperativa che gestisce le case per anziani nel vostro territorio, e lì ci sono 150 lavoratori. Ci sono problemi alla NN Euroball, sta finendo il contratto di solidarietà e quindi bisognerà capire quello che succede. Continuano a esserci problemi alla Beloit, perché sovente alla PMT ex Beloit, perché molte volte i lavoratori devono fare sciopero perché non arrivano i soldi, cioè, quindi c'è una situazione, l'Indesit è chiusa, l'Indesit non c'è più, quindi siamo in una situazione molto, molto disastrosa, dove non vediamo sostanzialmente delle vie d'uscita, perché non è certo l'articolo 18 che farà incentivare. Io credo che il nostro problema più grosso in questa fase deve essere quello della redistribuzione del lavoro, perché se fra un po' di tempo ci saranno problemi occupazionali, la strada non è quella di metterli fuori, ma è quella di suddividere il lavoro. D'altronde hanno fatto un servizio sulla 7 l'altra settimana spiegando che in Germania
diversamente da noi che abbiamo incentivato gli straordinari, hanno redistribuito il lavoro e fanno meno ore di noi, fanno 1500 ore all'anno contro le nostre 1800, in un'altra situazione, con salari più alti, eccetera. Quindi non vedo grandi prospettive se non c'è un'inversione di tendenza che, come dire, che veda degli investimenti nelle aziende, perché se no i lavori continueranno ad essere spostati. La politica sindacale di questi anni è stata: riduciamo il salario, riduciamo i diritti, così i nostri padroni staranno qui. In realtà i padroni non stanno qui, vanno a investire e la nostra qualità della vita, l'impoverimento è aumentato.